bei der Mama. Bist du bereit bei der Mama? Ja. Bereit zwei? Der Basilika di Sant'Andrea. Mi dispiace di guardare un po' verso l'esterno. Guarda un po' verso l'esterno. Sta ancora lì. Metti un po' più. Sorry, non fai essere la marra. Più in qua di. E buonanotte. Ecco il lago superiore, c'è anche il lago. Dov'è il lago? Ah, là il lago, vero. Là in fondo, si vede bene. Sorridi, ciao. Sorridi, saluta, saluta, ciao. Saluta, ciao. Saluta, buonanotte. Chiesa di San Barnaba. Io ho visto. No, no, sta facendo solo mio marito. Schiaccio questo qua. Siamo in cima alla torre d'orologio. Questo è il meccanismo dell'orologio. La torre. Tutto quel tempo. Se nessuno me ne chiede lo so bene, se volessi darmi una spiegazione a chi me lo chiede non lo so. Tempo e c'è un caso di credibilità prima. C'era tutto d'oro una volta, adesso non lo è più. Adesso dove li mettevano quando li, visto quando li mettevano lì nella gabbia? Nanzi, Ovadia forse, Ovadia. È Ovadia, no? Infatti la guerra antifascista che subiente anche giustamente ancora in Russia, chiama la grande guerra patriota. Allora il nazionalismo porta questa retorica, il nazionalismo è la più grave pestilenza della storia, una terra senza popolo per un popolo senza lingua. Il sionismo voleva far credere che lì nega la Cristina Mandatari, che era stata in Perturco per 400 anni, è stata per 2000 mesi, non c'era un popolo, peccato, c'era, si chiamava palestinese. I mitologemi che vuole far passare la Vulgata Sereta sono per esempio che noi ebrei siamo i discendenti degli ebrei biblici. Ma in che figli? Siamo tutti figli di convertiti, mettici, c'è di tutto! Guardate la mia faccia, sono entrati anche gli unni! Non vedete la struttura da orta d'oro che ho?
esternare puoi violentare, ragazzi. L'ebraismo lungimirante, la benedizione dell'ebraismo, non c'è stupro etnico nell'ebraismo, perché il figlio della madre ebrea è considerato ebreo, tukur, perché l'interiorità della donna sostiene l'ebraismo, è in grado di dissipare le tenebre della persona violenza. È la grandezza dell'ebraismo. Figlio della madre ebrea è ebreo, il padre conta meno le due picche della halacha ebraica. Se per esempio tu dimostri che 10 generazioni prima avevi una donna ebrea nella tua linea e che tutte le donne per via materinale sono discese da quelle donne, anche se in mezzo sono entrate kalmucchi, kirghisi, nazisti, qualsiasi roba, tu sei ebreo. Ma se hai 4, cioè i due nonni, nonno e nonno paterno e il nonno materno, sono ebrei, anche se tutti gli altri sono ebrei, ti devi convertire. Se avete questa balzata idea, sappiate che con quelli serici allora cambiamo la sciarpe anche. Thank you.
di Rigoletto. Sordello. Questi laghi del che abbiamo fatto noi. Dovrebbe essere il territorio mantovano. Ma l'acqua devo prendere, beh. Quale? Quale? Ma, ma se devi prendere una granita, eccetera. Poi? Sì, un'idea. Aspetta. Anda! Cosa siamo? Torniamo indietro? Non so, vogliamo vedere un attimo nel segnale. Sì. È bel grande questo complesso di Mantova, eh? È ben grande questo complesso di Mantova, no? Hai visto il battello? Ti piace? Vabbè, c'era anche la barca sotto, eh? Thank you.
Ti è piaciuto? Partito di strada, dov'è che si trova? Era lì, no? Partito di strada di prima, era lì, no? E già guarda. Come? Adesso, è qua, adesso andiamo. Vedi, c'è il tetto sociale.
sarebbe San Francesco, San Marco. Vieni lì. Che si sono Tossola, era anche un monastero con dei bei dipinti che l'hanno spostati a Palazzo Ducale, capito? Bene, se volessi darmi una spiegazione a chi me lo chiede, non lo so. Sto facendo il tempo e c'è un caso di una credibilità.